Ieri nella puntata ci siamo soffermati sulla beatitudine dell'ospitalità, della compagnia, potremmo dire, all'interno della famiglia. Ospitalità che non vuol dire solo accoglienza, ma proprio ospitalità come stile di vita, compagnia come stile di vita. Oggi passiamo alla seconda beatitudine, secondo il cardinale José Tolentino de Mendoza, lasciatemi passare questo paragone, alla beatitudine delle famiglie che combattono ogni giorno l'analfabetismo degli affetti. E mamma mia, la famiglia che dovrebbe essere il luogo dove si cresce, dove si dona affetto, e invece qui parliamo di analfabetismo degli affetti. Quindi beate quelle famiglie che lottano contro questo analfabetismo degli affetti. Non so se qualcuno di voi ricorda un film, da un matrimonio di Ingmar Bergman. A un certo punto un personaggio di questo film dice queste testuali parole: ti dirò una cosa ancora più ovvia. Noi non siamo che degli analfabeti dal punto di vista sentimentale. Ci hanno insegnato tutto sull'anatomia, sull'agricoltura in Africa, che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sulla ipotenusa, eccetera, eccetera. Ma non ci hanno insegnato una sola parola sulla nostra anima. È un film, ma dice una grande verità, e oggi più che mai questa verità è vera. Sappiamo tutto, veniamo bombardati da ogni tipo di notizia, di sapere, da ogni tipo di scienza, da ogni tipo di conoscenza, e ci arriva tutto ciò anche in maniera immediata, celere, veloce, ma siamo analfabeti sull'anima. Pochi ci aiutano a imparare l'anima, a ascoltare l'anima, a sentire le vibrazioni dell'anima. E questo non è un discorso solo per i cristiani, per le famiglie credenti, no, questo è un discorso dell'uomo, perché dovremmo tutti credere che abbiamo una parte, che abbiamo un'anima, che abbiamo una parte spirituale, intendendo per spiritualità non soltanto la spiritualità di chi crede, c'è anche una spiritualità di chi non crede. E questo dimostra la provenienza dell'uomo. Allora beata quella famiglia che ogni giorno si impegna a lottare contro questo analfabetismo dei sentimenti, contro questa mancanza di educazione all'anima. I membri, cioè una famiglia, deve essere tale, indipendentemente, ripeto, se è cristiano o no, deve essere tale nel momento in cui insegna, trasmette l'affetto, i sentimenti, in cui ci si impara ad essere artigiani dell'affetto, artigiani dell'amore, di un amore che ci riempie, di un amore che ci realizza, di un amore che ci fa vivere pienamente il senso della nostra esistenza, di un amore che ci aiuta ad essere quello che siamo, quello che siamo stati, quello che vorremmo essere, di un amore che ci fa accettare così come siamo, con tutte le nostre potenzialità e con tutte le nostre fragilità e con tutte le nostre difficoltà. Beate quelle famiglie che sono artigiane di affetto. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.